Il suono del cocktail nel nostro bar di Radioattiva. Marco, dimmi. Io voglio ricordare una cosa, perché se no non l'abbiamo fatto. Ok. Ricordiamo che Salvatore lavora al bar del Corso, in Corso Italia, numero 105. A Sorbetello, quindi andate a trovarlo per assaggiare il mojito più buono, penso, di tutta la regione toscana. E anche mezzo Lazio. Ma esageravo, eh. Detto la rosa. Come si dice, qui lo dico e qui lo affermo. No, qui lo dico e qui lo affermo. Ottimo, ottimo. E Marco, posso dire una cosina? Che... Puoi dire quello che vuoi, lo sai, Lele, la trasmissione è tua. Mi casa, tu casa e mi disgrazia, ho capito. Tu casa sei tu. No, no, una scaletta, come sempre. A chi metti ora, per il momento, al primo posto? Quale metti... Te lo sai, io... Mi è rimasto nel cuore il White Russian. Sì. Gigi, ciao Gigi, ti stai ascoltando. Gigi, il caffè di Casoli. Al momento, al primo posto metto il Jack Sparrow, il capitano Jack Sparrow. Ricordiamo Jack Sparrow, che è fatto con rum bianco scuro per il momento. Southern Comfort, liquore base whisky aromatizzato con arancia, cannella e altre spezie e succo d'ananas. Il cubotto al secondo, fatto con agrumi di Sicilia, di Chino, esatto, si chiama Chino. Il cubotto al terzo, il Cuba Libre, sì, e al quarto, all'ultimo proprio, al quarto, il Mojito, che non è la versione di Salvatore, no, la versione classica, signore, la versione originale, perché noi, io ho tenuto, ribadisco che comunque ci vuole, come si dice, l'originalità, perché comunque ognuno interpreta, però vanno seguite le regole, come da tutte le parti, come in ufficio, come quando si fa una casa, come si fa ogni tipo di mestiere, ci sono delle regole che vanno adottate, e anche qui noi con i drink, quando un cocktail si fa, o un drink, un after, un pre, eccetera eccetera, si fa con quel determinato tipo, perché vanno rispettate le origini, giusto Marco? Mi giustissimo pare. E quindi noi l'abbiamo fatto così, però come si dice, ora sì, tocca al nostro, al guest drink della serata. Eh sì. Tocca a te, Salvatore, come al tuo solito. Prontissimo. Come si dice, tocca sempre a te, perché sei tu il barman, il barista del nostro, della situazione del bar di Radioattiva, che ora è a tuo comando. Prego, Alessandro, inquadrare il nostro bar, che è veramente, come si dice... Molto fornito. Grazie. Il bar qua Radioattiva, Salvatore, che... robe da far girare la testa. E che cosa ci hai portato oggi? Qual è il tuo? È il mio mojito. Il tuo mojito. Che faccio io al bar? Io dico le ultime due parole, sto zitto. Faccio io? Vai te. Vale. Allora, prendiamo il lime, non come prima che abbiamo preso solo il zucchero, ma in pratica lo facciamo a fettine. E poi cosa? Ah sì, sta tagliando, scusami. Io sto tagliando il lime. Io ho fatto un pasticcio con le mie cuffie, ma va bene così, non è... Però ti dico una cosa, sto coltello è veramente scarso. Ma no, taglia... non mi piace. Ma taglia benissimo. No. Non è perché devi fare le reattive ai coltelli. No, non è vero. Molto, perché... molto... Non è, no, allora spezzo una lancia a favore del mio coltello. Io col... spezzo una lancia a favore di Salvatore. Maledizione, 2-1. Chi è che spezza una lancia per me? Marco fa così per la bevuta, Sì, sì, è vero, sta facendo la bevuta, scusatemi. No, dicevo appunto, quel coltello l'ho pagato oro ed è un buon coltello. Hai pagato quanto ti pare, ma a me non mi piace. Vabbè, se non ti sai trovare... Magari era meglio quello del mercato, che ti devo dire. Ma io, guarda, c'è un altro se vuoi, è un bello spelucchino verde. Intanto Marco degusta. Intanto Marco degusta e Salva lavora, Daniela riprende, Daniela fotografa, Alessandro riprende, ciao Alessandro, il DJ è lì in console e la nostra giuria osserva. Prego Salvatore. Ecco qua, metto lo zucchero grezzo, a differenza di prima che ho messo quello bianco, diciamo quello marrone, per capirsi. Questo, il Capitan Jack Sparrow, è ottimo. Poi ingrediente segreto. Ingrediente segreto che non diciamo logicamente. Questo è il mio... pestino. Prego, mostrare, guarda. Ecco qua, non mi sto a la telecamera. Questo è mio, è fatto proprio con legno di olivo. Mi ha regalato un mio amico, sarà 12 anni che ce l'ho. Io uso sempre questo per far mojito. Aspetta, l'origine. Allora, dillo anche al microfono che non si sente. Uso questo pestino proprio fatto di legno di olivo
perché ci sono affezionato. Ecco, se lo trovo un altro, abbiamo non lo faccio. Io vado a cercare il mio quando sono sbagliato. Abbiamo... A volte può succedere che me lo mettono da qualche parte, che non riesco a trovarlo. Io finché non lo trovo, non lo, fai lo faccio io. Abbiamo trovato il quinto elemento, Marco. Ecco il qua, quinto... pestiamo il tutto. Proprio senza, come diceva prima Emanuele, disintegrare questa menta, proprio solo appoggiandola, pressandola e basta. A questo punto mettiamo il ghiaccio. Dite che bel rumore, pac! Allora, poi io spezzo un'altra rana, l'altra rana che io sto a spezzare e basta. Nel spezzo lancio a favore di quello che sta facendo Salvatore. Nel rompere il ghiaccio a mano, che invece è in macchina. Io, anch'io, non mi nascondo a dire che comunque io il ghiaccio lo spezzo con le mani, ovviamente, e col pestello, ovviamente noi abbiamo... Ovviamente dopo aver fatto la pipì. No, siamo porcati, cioè noi siamo professionisti, sappiamo quando siamo dietro un bancone, abbiamo le mani pulite, se ci si sporcano, perché comunque puliamo, eccetera, eccetera, sempre pulizia e ordine. E dicevo, io preferisco spezzarlo così grossolanamente che con la macchina che ti fa un ghiaccio bellissimo, questo tocco finale. Prego, Salva, con Sprite, giusto? Ecco qua, con Sprite, sì. Rum e poi un'aggiunta di Sprite finale, sì. Dicevo, ti fa un ghiaccio che è abominevole. Prego, Salva, scusami. Dimmi. Concludi te, perché io... No, ecco, ho girato il tutto col cucchiaio. Poi mettiamo un ramettino di menta, proprio come, diciamo, decorativa, più che altro. E poi, ecco qua. Olè, Daniela, tocca a te, eh? Con gli olia di menta e le cannucce. Olè, l'hai fatta apposta! Giallo-rosso! Ecco, mamma mia, si gioca! Morito pronto. Ecco qua. Ale, che dire? Che morito, signori! Ragazzi, chiudiamo, buonanotte. Ma che vuoi? Aspetta, ti dirò di più. Intanto vi lasciamo con un po' di musica. Nel frattempo noi degustiamo e ci vediamo più tardi su Radioattiva. Questo è Drink on Air. A tra poco.